Ecco, questi sono gli esercizi preparatori. Poi faccio. A cosa servono? Questi servono, guarda, questi servono soprattutto, vedi che girano la testa, perché il guaio a cui tutti tendiamo, anche non recitando, è di incordare, di inturgidire i muscoli del collo, e questo fa tanto male sia alla salute che alle corde vocali, no? E allora questo da 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 de 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 de, a parte il fatto che abito, avrebbe, io faccio fare de de do do, perché abito a molti che hanno solo una E ibrida e una O ibrida, che non è né E, né E, né O, né O, no? Quella nota di mezzo, che non sai cos'è, che li abito a dover, perché in italiano sono 7 le vocali, non sono 5. A, E, E, I, O, O, U. Senza aspettare risposta. Risposta? Chiuso. Sì. Senza aspettare risposta, Fra Cristoforo andò verso la sagrestia. Il gorgoglio più lontano dell'acqua rotta tra le pile del ponte e il tonfo misurato di quei due remi. Remi. Remi, che tagliavano la superficie azzurra del lago. S'inoltra mesto e disattento. Mesto. Mesto. S'inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose. Le case aggiunte a casa, le strade che sboccano nelle strade, pare che gli levino il respiro. Che poi sono le cose che sono la nostra base, perché il tempo per l'interpretazione c'ha tutta la vita, no? Lo sappiamo noi, che siamo veramente come il vino, più passano gli anni e più si migliora, no? Ma la dizione è quella, bisogna saperla dall'inizio, la dizione è il fatto di portare la parola, di imparare a portare la parola a un pubblico che ti ascolta, e che quella è uguale sia col microfono, che col teatro, col palcoscenico, è uguale, perché sì, è minore la distanza, è minore il volume, però la tensione deve essere la stessa. E potrei essere talmente sfrontato da chiedervi in cambio un favore? Trovo che sarebbe giusto farmi sapere quale vostra amica ha infangato il mio nome. Le mie amiche mi hanno detto di guardarmi da voi, io non mi sdebiterò tradendole. E poi, sì, hai di nuovo appoggiato su guardarmi e hai fatto una pausa qui che non c'è. Non c'è perché tu raggiungi la lunghezza con questa pausa. In realtà lei, la signorina, parla, quindi doppiaggio significa parlare quando parlano loro. Allora, devi, cosa che di nuovo non hai fatto, arrivarci con un fiato. Sì, intanto arrivarci con un fiato e poi dirla più, con più calma, lo vedi che le sue labbra scandiscono di più. Attenzione. E potrei essere talmente sfrontato da chiederle in cambio un favore? Trovo che sarebbe giusto farmi sapere quale persona ha infangato il mio nome. Le mie amiche mi hanno detto di guardarmi da voi, io non mi sdebiterò tradendole. Ma sei... Un po', sei ancora corta, comunque meglio. Perché questa scelta delle liaison dangereuse? Perché mi sembra che comunque sia importante affrontare le cose più difficili, le cose che ti mettono in contatto con quel settore della tua professione nella maggiore difficoltà, che è appunto il doppiaggio di un altro attore in una lingua straniera. Poi può darsi che loro non lo faranno mai il doppiaggio, glielo auguro, oppure che lo facciano solo come momento estemporaneo e che abbiano solo da doppiare se stessi. Ma doppiare un attore straniero ti mette nelle condizioni più difficili, quindi maggiormente facilitato quando dovrai doppiare te stesso. Allora, il fatto di trovarsi a ripetere in continuazione una piccola scena, un pezzo di dialogo, fa sì che proprio sezioni questa interpretazione e te la vedi proprio, e studi come al microscopio un attore quello che fa.
In questo caso sono due grandi attori che sono Malkovich e la... Malkovich e la Michelle Pfeiffer in questo momento, in questa scena che stiamo trovando. E ferma con la testa. Mi raccomando, il sorriso e gli zigomi, ancora. Molto bene, esatto. Molto meglio. No, devi diventare più bella. Senza fare degli esempi di fronte a tutti, che mi sembra non delicato, ma ci sono alcuni particolarmente dotati? Beh, sì, diciamo sì. Se vuole posso anche fare qualche nome, tanto penso che lo sappiano anche loro. Allora facciamo qualche sì, nome. Sì, per esempio posso dire che, ecco, Carolina è molto portata, già lo era prima, Paolo... Carolina Vittor... Salomè. Esatto. Carolina. Sarebbe una molto dotata. Sì, beh, sì, ha anche una bella voce e una musicalità spiccata. Allora... No, ho sbagliato, Pronuncia bene, sorridi e diaframma, vai. E non finisce mica il cielo, anche se manchi tu. Diaframma. Perché aspettando te potrai scoprirmi ancora sulla strada per ritornare. Ascendenze orientali? No, però mi sarebbe piaciuto. E questi occhi a mandorla da dove vengono? Dal papà. Che? Livornese. Come lei? Sì. Buonasera. Allora, io mi chiamo Paola Fenili e sono venuta qua perché spero di essere presa per questo film. Penso di essere un'attrice discreta, poco noiosa, simpatica, divertente, allegra talvolta e soprattutto non sono vegetariana. Buongiorno. Le dico buongiorno solo perché sono una persona educata. Come mi chiamo, quello che ho fatto, è scritto qui sul curriculum. Se le interessa, io sto qua. Se no... Arrivederci. Non è vero che a me piace molto giocare, non è vero che a me piace molto far divertire le persone, non è vero che mi piace molto divertirmi in pubblico. In realtà io sono molto, 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 molto timida e questo è vero e proprio per questo io vorrei fare l'attrice. Se qualcuno riuscisse a capire questa cosa sarebbe molto bello. Il problema è che più delle volte non viene capito. Allora, adesso sono stata sincera, sono molto contenta di questa cosa. Non so se è giusto presentarsi così, però perlomeno sono onesta. Salve, io sono Lili Cecere, sono un'attrice e so che voi state cercando dei ruoli che corrispondono più o meno a me. Sono fresca diplomata al centro, ho fatto molto teatro prima, sono di Napoli, so cantare, parlo l'inglese, anche se non lo capisco, mi dicono che lo parlo benissimo e niente, sono dei pesci e so cucinare, basta.